ciò, come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò, come fossi il primo amore. La prima cosa che mi ha colpito di massimo è stata la determinazione. Che schiavo volessi, casa parla tutti. Massimo Ranieri, l'entusiasmo. Casa parla due carini. Una caratteristica che ha chiesto di Massimo è la grande generosità. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correi. Se c'è una parola che può sintetizzare Massimo è la presenza. Per rivederti. Massimo Ranieri, Giovanni Calone o la caparbietà. Colpisce più di Massimo è questa sua inquietudine, una inquietudine che lui ama e teme. Secondo me la grande qualità di Massimo Ranieri è la tenacia di uno svizzero col cuore di un napoletano. Prima pagina, quindi notizie, pensioni, giustizie, lo state che fa. Si costella, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Massimo potrebbe essere definito un geniale scoglizzo. Capatosta. 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 Sì, la vita mia, come comincia una poesia. Massimo, cosa vuol dire capatosta per te? Per davvero? Una persona che non vuole arrendersi a qualcosa, come dire, che è nell'aria, che ti dice fermati, qualcuno, qualcosa, non so chi. E invece no. E invece no, non ci riesco, è difficile, molto difficile. Anzi, più sento questa voce, questo fiato sul collo, e io più vado avanti, sì, a scornarmi contro un muro, a battere, forse, chi lo sa, mi sono inventato e creato da solo qualcosa da abbattere, una barriera da abbattere, un muro. In fondo, per vivere, muro di Berlino. In fondo è per vivere. Sì, è lo scontro per vivere. Assolutamente. Ma c'è un modello di capatosta che c'è nel cuore? Cioè, sì, io più capatosta di lui. Ci sono le capatoste, io ne ho incontrate di capatosta e ho preso esempio da loro. Una capatosta non c'è, c'è la capatosta che è, se vuole, una fattispecie di follia, di pazzia. La corda pazza, come direbbe Pirandello, la corda pazza. Senti, comunque quasi 50 anni di carriera come cantante, attore, regista, produttore, showman, praticamente hai fatto tutto. Ma quando è cominciato? Quando è cominciato? No, aspetta, vediamo il nostro filmato, poi ne parliamo. Sì. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via, quanta emozione, un calcio, un pallone. Io ho conosciuto Massimo durante il programma di Rai 1 di Renato Zero, lui venne ospite in quella circostanza e lì nacque poi l'idea di partecipare al programma che avrebbe fatto lui successivamente, che si chiamò Citofonare Calone. Era una trasmissione molto essenziale con questa idea che ruotava intorno a questi straordinari arrangiamenti di Mauro Pagani, delle canzoni napoletane, di riproporre al grande pubblico le canzoni napoletane spogliate di tutti gli orpelli mandolini e riscoperte con un grande patrimonio multietnico. Lui ha già cantato le canzoni napoletane, ma insomma mancava. Non c'era dietro un progetto, una direzione. Poi c'è tutto che raccontava Mauro Pagani, come è noto, ha fatto una serie di dischi. Ai vita, ai vita mia, ai cor, e chi stu cor.
quello che cerchiamo di fare insieme è di restituire a Napoli questa grandissima dignità e questo grandissimo ruolo che le compete, no, tra l'altro. Come un po' tutti i napoletani, Napoli se la portano dentro anche quando ne sono fuori, anche quando vanno via da Napoli. Prima o poi devono farci conti, è un passaggio a cui nessun napoletano riesce a sottrarsi. Abitava in un palazzo del Pallonetto. Il Pallonetto è un quartiere di Santa Lucia, una parte del quartiere di Santa Lucia, che è proprio affacciato sul mare. Dove il Pallonetto è una strada strettissima, dove chi abita in basso non lo vede mai il sole, perché non ci arriva. È tutto un vicolo, lunghissimo, buio, pieno di panni stesi. E alla fine di questa strada abito io, al numero 41, all'ultimo piano. In questa casa composto di una camera e un cesso, non posso neanche chiamarlo bagno, perché non lo era, era un cesso, un lavandino e una tazza. Ecco, lì abitavo io. Ti ricorda la casa di Pallonetta? Che piano era? L'ultimo piano. Attico, attico. Una stanza sola. Una cosa grandissima. Dormivamo 10 persone. In famiglia, 8 figli, io e mamma, tuo padre, 10. Esatto. In una sola stanza. Esatto. Però stavamo bene caldo, stavamo bene. Quindi come tutti i bambini del mondo usciva da casa e correva per le scale. Però capitava che si fermava davanti a un grande finestrone che stava sul pianerottolo tra un piano e l'altro, e questo finestrone doveva essere meraviglioso perché era proprio affacciato sul golfo. Il finestrone era il mio cinematografo, e quando potevo ci restavo ore e ore e ore a guardare quei meravigliosi filmuti. E questo bambino, in questo cinematografo fatto semplicemente del finestrone del suo palazzo, ha cominciato a sognare. Io i film più belli della mia vita l'ho visti lì, al cinema Finestrone. Terra mia, terra mia, come bella l'anza. Terra mia, terra mia, come bella la verità. Questa famiglia poverissima, con un padre operaio, e la madre che tira su 8 figli, dove c'è un padre sognatore che quando intuisce che il figlio ha un talento lo incoraggia. Diciamo che è stato lui a volere questa mia carriera. E dove c'è questa madre che proprio rappresenta la terra, la vita di tutti i giorni, e che tira giù tutti e due a ricordarsi sempre che c'è una famiglia da portare avanti, dicendo sì vabbè cantate, però poi vai a lavorare. Cioè, cantare non era un lavoro. Bambino, Marcello, scopri il sole, sei contento. Tu prima hai fatto il giornalaio, poi hai fatto il barista. Poi mi pare hai fatto il... Guardamacchina. Guardamacchina. Come ti organizzi? Fruttivendolo. Borsai, da non confondere con borsaiolo. Però il mio sogno da ragazzino era di fare il calciatore. Una finestra che guarda al mare, un ragazzo che si incanta di fronte al cinematografo della vita sognando di fare il calciatore. Quinto di 8 figli, il giovane Calone fa tanti mestieri. Poi però, come spesso accade, è il caso che sceglie per lui e che gli indica la strada per il successo, e quello di Massimo Ranieri sarà un successo immediato e travolgente. Che scarumbreschi! Casa parla tutto di dove siamo finiti. Io ho cominciato a cantare che avevo 8 anni, semplicemente per un motivo soltanto, la paura, perché io non sapevo nuotare. E il mio fratello e i suoi amici mi costringevano a cantare sugli scogli per i turisti. Canta, Gianni, se no ti buttiamo a mare, ti buttiamo a mare. E io cantavo. Insomma, io da 40 anni canto perché non so nuotare. Tanti auguri, signora, per questo giorno. Nel 1964 sono andato in America a 13 anni.
Io ero al seguito di un cantante famosissimo, un grande cantante napoletano, Sergio Bruni. Lui mi disse se mi chiamo Gianni Rock. Disse, guarda, io ti faccio venire in America con me a una condizione che tu ti cambi il nome, perché questo non è un nome napoletano. Ti dovresti chiamare Gennaro Esposito, per esempio, tanto per intenderci. Ricordo che faceva molto successo, fin da allora aveva già capito l'arte del palcoscenico. Gli anni 60 sono una culla abbastanza irripetibile per la nostra cultura, la nostra storia musicale di spettacolo. Guarda caso, poi quelli nati in quel periodo sono ancora dei numeri uno, sono ancora unici. Signore e signori, questa sera vedrete Ciliola Cinquetti con Johnny Borelli e Tony Del Monaco e per la prima volta Massimo Ranieri. Lanciavamo dei giovani cantanti e mi arrivò da Napoli questo ragazzo in pantaloni corti che cantava L'amore è una cosa meravigliosa. E abbiamo detto innanzitutto che stiamo da uomo perché è troppo giovane. Sì, quest'amore è splendido come il sole, più del sole. Per quanto riguarda i cantanti c'era molto una condizione, direi, non banalmente sociologica, ma insomma una condizione iniziale che è importantissima. Sono tutti ragazzi, ex ragazzi poveri, questo è molto importante. Quindi c'è innanzitutto un senso di riscatto. Massimo Ranieri vince il cantagiro! Prego! Pietà, pietà, pietà per chi ti ama! Pietà! Nel modo in cui cantava, e questo poi è quello che lo distinguiva un po' anche quando era piccolissimo, anche a 18 anni. Dio, Dio, è gridato forte, cos'è rosse per te, ho comprato stasera. Maglia rosa, con punti 889, Massimo Ranieri. Cosa voglio da te? Qui abbiamo una mamma nuova, perché è la mamma di un nuovo cantante, e cioè Massimo Ranieri. Questa è la signora Ranieri. Mai! Sì, devi giocare. Peccato che la televisione non sia a colori, devi vedere Massimo come rosso. Ah, sì? Beh, alle prime armi, lo sai com'è. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. La canzonissima 1970 è 20 anni. Canzonissima era un po' come il campionato di calcio, iniziava un anno e finiva l'anno dopo. Per cui nel 71 compivo 20 anni e vincevo la mia prima canzonissima. Hanno vinto i 20 anni! Cominciò come l'erba, come il fiore. Accanto a me sono il padre e la madre di Massimo Ranieri. Una notte direi indimenticabile, signore. Senz'altro, figurate, è stata una notte così. Siamo stati civili tutta la notte per brindare, per festeggiare. Una notte meglio di questa non si poteva fare. Stessa luce, si accende quando nasce un re. Di come ha reagito Napoli alla vittoria di Massimo? Molto contento, non mi credevo proprio, veramente non me lo credevo.